Cari amici, oggi ci troviamo a Cernobbio, sul lago di Como. Alle nostre spalle l'abitato di Blevio. Sono dei paesi del lago di Como. Là, verso sud, abbiamo Como. Quindi Como, ancora un video dedicato ai cambiamenti climatici. Tutto si confà a ciò che è quindi Nibiru, quindi il pianeta Nibiru. I cambiamenti climatici non sono solo dovuti all'azione dell'uomo, ma anche a cause naturali. Cause naturali di influssi astronomici. Influssi astronomici dallo spazio. E quindi ecco che abbiamo degli influssi astronomici da questo pianeta Nibiru, un pianeta errante nello spazio, in orbita di 3600 anni, che è la cosiddetta nube di Oort, sempre nella Via Lattea, nella nostra galassia, e fino al sistema solare che transiterà tra i pianeti Giove e Marte, nella fascia degli asteroidi. Ed ecco che Nibiru provoca questi cambiamenti climatici. Oggi bella giornata di sole, sappiamo, abbiamo anche dei fenomeni di alluvioni, addirittura alluvioni nel deserto, in Iran, in Africa, in Medio Oriente, nell'Oman. E quindi c'è un bel sole che ci rallegra, facciamo una bella abbronzatura e siamo a Cernobbio. E quindi, che dire cari amici, quindi i cambiamenti climatici sono proprio all'apice, al massimo, e addirittura le eruzioni vulcaniche sono al massimo. Vediamo per esempio alle Hawaii, negli Stati Uniti, anche a Yellowstone, anche in Sud America, il vulcano di Fuego, in Guatemala, e tanta energia è uscita da questi vulcani, tantissima lava con una pressione enorme. Ed era importante oggi venire a Cernobbio, gli stati generali dei laghi, elicotteri per motivi di sicurezza, e quindi gli stati generali del lago Lario, del lago Cerese, del lago Vulcano e dei laghi minori, quindi lago di Como, Lario, lago di Lugano e laghi minori, per discutere su questa zona. E anche questa zona è evidente il cambiamento climatico. Quindi si torna a discorrere finalmente, praticamente la primavera si è mosso poco riguardo al pianeta Nibiru, perché non davano notizie ufficiali, tanta fatica. E adesso qualcosa si muove, quindi bisogna arrivare alla verità. Il pianeta Nibiru esiste e provoca questi cambiamenti climatici. Io faccio questo video come meglio posso, perché oggi comunque ho fatto delle consegne qua nell'ambito territoriale di Como, e quindi per portare avanti molto bene la cosa. Oggi Cernobbio, gli stati generali dei laghi, quindi poi Como, quindi il lago di Como, e ha dato un documento. Un nuovo documento, che magari lo vedete meglio all'ombra. Io ho visto altri video, si vedeva meglio all'ombra. E quindi come lo devo far vedere? Così? Vedete cari amici, ho dato questo scritto. Io penso, spero che si riesca a vedere. L'altra volta si vedeva pochino. Ed è importante, proprio sul cambiamento climatico, Nibiru e i cambiamenti climatici. Vedete meglio così, spero? Spero di sì.
sappiamo, avremo anche questo aumento di terremoti, sismicità in tutto il mondo in questa seconda metà di giugno 2018 e nella prima metà di luglio 2018. È evidente per ciò che sta accadendo, anche delle interazioni tra le faglie tettoniche, io dico addirittura tra faglie e falde. Le falde sono quelle dell'acqua, le falde freatiche, quelle dell'acqua, e le faglie tettoniche. Addirittura io ho notato un'interazione, quindi abbiamo avuto molte alluvioni, poi abbiamo molti terremoti e eruzioni vulcaniche. Oggi è il 19 di giugno 2018, Chernobyl, Como, e qui appunto ci sono gli stati generali del lago di Como, Lario, del Ceresio, lago Ceresio, che sarebbe appunto il lago che dà sulla Svizzera, quindi il lago di Lugano, e i laghi minori, quindi il lago Maggiore, anche il lago di Varese, tutta questa zona dei laghi, addirittura direi il lago di Garda, ma più a est non lo vedo indicato. Ci siamo interessati in tutto e per tutto. Io ho fatto il mio possibile, non l'impossibile, il mio possibile per la divulgazione. E qua è ottimo divulgare. Io noto nei video dove metto un po' d'acqua, funzionano, ma perché? Perché la gente magari li sente più suave, perché abitando nella zona dei laghi, allora bene, mostro i laghi. È vero, cari amici? Benissimo. Facciamo il possibile, non l'impossibile. Io do la logica delle tre pietre. Allora, adesso le pietre non le trovo, però trovo dei remi. Poi se nessuno dirà qualcosa. Allora, io ho due remi, no? Facciamo, li lasciamo lì poi, non sono miei. Allora, ho due remi. Benissimo. Ho due remi, riconosco che sono due remi. Se però ne vedo uno solo, diremo, quanti remi sono? Uno solo. E non riconosco che c'è in realtà un altro remo, perché non lo vedo. Se poi li tolgo tutti e due, non vedrò nessuno dei due remi. Sono spiegato, cari amici. Quindi in realtà la realtà, la comprensione della realtà, la comprensione della realtà è ciò che vediamo. Allora se noi comprenderemo che ci sono due remi, vedremo due remi. Se noi comprenderemo un solo remo, vedremo un solo remo. Se noi non comprenderemo nessuno dei due remi, non li vedremo nessuno dei due. E mi sembra proprio che sia la realtà dei giorni d'oggi, che non vediamo nessuno dei due remi. È vero, cari amici, purtroppo. Eppure ci sono due remi, abbiamo due remi. Questo è un esempio pratico. Prima lo stavo facendo con dei sassi, meglio con i remi, mi sono spiegato. Quindi la realtà, ciò che noi riconosciamo come reale o fantasia, in realtà è ciò che comprendiamo. Quindi se noi comprenderemo una vastità di cose, diceva un'amica mia, tutto è impossibile, no? Allora non comprendiamo tutto, ok? Però una vastità di cose, se comprendiamo tante cose, una vastità di cose, allora potremo vedere due remi, quindi capire com'è la vita nell'universo. La vita nell'universo è differente da come la pensiamo noi. Metto ho messo i remi da per loro, sono lì, non ha toccato niente. Benissimo, questo è un esempio, meno male che abbiamo avuto due remi, perché qua sassi per fare l'esempio non è vero. Però avete compreso, benissimo, la comprensione. Quindi se noi capiamo la vastità, comprendiamo che questa vastità è oggettivamente diverso
diversa da ciò che possiamo concepire noi. Allora ecco, ma la vita c'è in tutto l'universo, chiaramente in maniera diversa. E come io abito al lago, benissimo, poi abiterete al mare, abiterete nel deserto, sempre che abbiate la connessione internet, abiterete in mille posti. Però siete in un luogo, no? Quindi quel luogo ha quella natura, quella natura. Allora, vedete, è tutto diverso. È come dire, questo è un mare, no, non è un mare, è un lago. Ecco, cari amici, io proprio do questi esempi. Quindi la vita è diversa, è uguale alla nostra. Ecco che creature magari abitano, magari è così, no? È per farvi un esempio, abitano magari all'interno del pianeta, e abitano all'interno del pianeta, invece che all'esterno. Allora noi cosa potremmo vedere dall'interno? La spelonca, il magma che dà luce, calore, acqua, una vita completamente diversa dalla nostra, eppure vita. E che vita c'è? La vita, allora, è anche bellissimo ciò che sarà, finalmente non saremo più, come dicevo una volta, strani concorrenti, saremo tutti fratelli, ma anche in maniera che la vita deve essere vissuta tutti come se fossimo una sola famiglia. Allora, la comprensione, com'è possibile? È impossibile. Perché così abbiamo imparato. Allora, che noi dovevamo superare gli altri, quindi superare in che modo? In che maniera superare gli altri? Com'è possibile? Allora, sei mio fratello, no, devo combatterlo. Allora, ecco, qual è la realtà? Si può fare e si fa una vita tutti come la stessa famiglia. In questa maniera ci si evolve, si cresce, si sviluppa, così come adesso, perché ci hanno insegnato che bisogna vivere in un certo modo ed è impossibile vivere diversamente. Però se noi viviamo tutti come una sola famiglia, allora è reale questa cosa. Questo era per farvi capire perché esistono le creature extraterrestri. Queste creature extraterrestri cosa comunicano? Comunicano amore. Però amore è una parola che ormai non si capisce più il reale significato. Non si comprende il significato dell'amore. Cos'è l'amore? Allora, l'amore è familiare, la famiglia. Ecco come sarà il futuro. Tanti ci dicono, ma si domandano, ma come sarà? Chi manderete a capo? A capo di cosa? Saremo la stessa famiglia. È chiaro che una famiglia ci sono i genitori, i figli. Però quando mai un genitore, se è un genitore cosciente, ci sono genitori coscienti, potrebbe far del male al figlio? Quando mai un figlio cosciente potrebbe far del male al genitore? Quindi una famiglia vera, è la nuova concezione di quella che è la società. Non più combattere l'altro perché chissà cosa dovrebbe togliere, c'è tutto per tutti. E questo si può dire tutti. C'è tutto per tutti. E quindi una situazione del genere, ecco, bello. Poi, vivendo proprio come una famiglia, automaticamente, certo, si sviluppano le arti, si sviluppano anche quella che è la tecnologia. Quindi la tecnologia poi va a sostentare il lavoro umano. Quindi ci si rifà pure da lavoro. Cosa fare? Fare l'arte e le cose più belle. Come venire qua sul lago, per fare un esempio banalissimo. La nuova concezione di vita. Perché la vita è come ci hanno detto che sia, ma è tutto in realtà il futuro che ci appartiene è la famiglia però intesi
come un tutt'uno, quindi siamo tutti fratelli. E naturalmente l'incontro con queste creature extraterrestri, perché fanno parte dell'universo. Benissimo, in realtà c'è legame tra noi e loro. E quindi questo legame va rinsaldato. E tutte le creature stanno insieme. In realtà il timore dell'ignoto, perché tutte queste cose di cui sto parlando è l'ignoto, il timore dell'ignoto, del mistero, non ci fa apprezzare il mistero, l'ignoto. Avete compreso? Quindi ecco che in realtà non è che sono le creature extraterrestri che sono state sempre lontane da noi. Siamo stati noi come società tutta ad essere lontano dalle creature extraterrestri, dalle creature dell'universo. In realtà i legami, i contatti ci sono. Transiterà Nibiru tra Giove e Marte? Benissimo. Naturalmente le creature extraterrestri abitano all'interno di questo pianeta Nibiru e verranno sulla Terra, sul pianeta Terra. Quindi è inutile tentare di scacciarle fuori. Cosa ti scacci? Tuo fratello che viene dallo spazio, dalle stelle. Sono i nostri fratelli. Vengono dallo spazio, vengono dalle stelle. Naturalmente, beh, senza così, come si dovrebbero presentare? Perché se viene vostro fratello a casa vostra, non si presenta in maniera molto semplice. Perché vostro fratello, no? Si presenta in maniera molto semplice. Loro sono i nostri fratelli, si presentano in maniera molto semplice. Ci sono quelli molto più grandi di noi, giganti. Ci sono quelli con un corpo molto gommoso, come quelli con un corpo molto flessibile. Ci sono varie nature. Ci sono gli umanoidi che ci somigliano, ci sono quelli che non ci somigliano. Ma è la cosa più naturale in assoluto. Siamo tutti uguali, ma l'essenza di Dio naturalmente ci rende tutti uguali. Certamente. E quindi Cernobbio, lago di Como, Como. Al 19 giugno 2018, Gennaro Gelmini comunica, divulga, Nibiru, pianeta Nibiru, creature extraterrestri, giustamente. Ultimo avviso perché finalmente il futuro che ci appartiene, il futuro arriva, giunge a noi, arriva a noi. Vediamo quanti minuti abbiamo, se è tutto a posto. Sì, sta ancora registrando e abbiamo... Vede che doveva andare così, ancora 9 minuti, benissimo. Quindi il futuro che ci appartiene, ma non a qualcuno di noi, a tutti noi. Questa volta posso dire tutto. Adesso viene la compagna, però se io scavo tutto in alto, poi ero tutto in alto. E qui quando passa qualche traghetto, qualche battello, chiaramente ci sono anche le prove e mi faccio il bagno, però è estate, vabbè l'estate tra due giorni, oggi è il 19 giugno 2018, quindi anche se mi bagno un po', però col caldo che fa, con gran caldo oggi, quindi non c'è pericolo di prendere freddo, no? Poi. Anche se dicono che l'acqua fredda ogni tanto fa bene, in realtà fa bene tutto e niente nelle giuste dosi. Cioè, è come dare qualunque cosa, allora è come mangiare spaghetti, dico mangio spaghetti tutti i giorni perché fanno bene. In realtà se io mangio spaghetti, anche se gli spaghetti sono fantastici, buonissimi, li posso condire come voglio, però chiaramente mi mancherà il nutrimento di qualcos'altro. Quindi vedete, qualsiasi cosa ha una giusta. E c'è chi, amico mio, mangia sempre formaggi,
e fa la dieta del formaggio. Chissà se un giorno, e penso proprio di sì, magari questa dieta del formaggio magari la potremo portare sulle nostre tavole. Ci sono varie diete. E io in questo periodo sto facendo un pochino la dieta del formaggio, magari vado giù un po' di pancia, magari, però devo mangiarne poco, perché il formaggio sostenta, però ti dà forza, però chiaramente ogni cosa deve essere graduale. Sono già le 5 del pomeriggio e quindi Cernobbio oggi si è tenuto questa conferenza a Cernobbio dei laghi, gli stati generali dei laghi di Como, Illario, Ceresio, il lago di Lugano e i laghi minori. Quindi bellissimo, cosa volere di più? È fantastico che ci troviamo in un posto. Io allora dovrei farvi vedere un po' questa immagine, perché dopo eventualmente avrò poco di carica di batterie, di pile, va benissimo, benissimo. È stato un bellissimo video, bellissimo. Quindi 19 giugno del 2018, la Gennaro Gelmini, Cernobbio, Como, a parlare, a discutere del pianeta Nibiru, delle creature extraterrestri. Per quanto, vi ho fatto l'esempio con i remi delle barche, per quanto si possa dire, perché noi dobbiamo essere pronti che non tutto è uguale a noi, c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di misterioso, ma questo non significa doverne fuggire. Questo legame che ci creerà con l'uovo sarà un legame bellissimo, di fraternità, di fratellanza. Quindi perché fuggire? Per il timore, come un timore delle cose misteriose, delle cose che non si conoscono. È vero che non si conosce. Invece la conoscenza ci porterà finalmente anche a saperla apprezzare. Quindi, Gennaro Gelmini, Cernobbio, Lago di Como, Illario, conosciuto anche con il nome di Lario, qua a Villa Erba, che si è tenuta la conferenza dei stati generali dei laghi di Como, Ceresio e laghi minori, e quindi bellissimo, cari amici, un po' di panoramica. Allora, cerchiamo di dare un po' di panorama. Allora, lì abbiamo l'imbarcadero dei battelli. Ecco, approfittiamo a vedere il battello che adesso transita sul lago di Como. Ed è una cosa sensazionale, è vero, cari amici? Fantastico, vedi? Vedete? Che bello, eh? Il bello anche di vedere questi video al lago, eh? Che il lago c'è sempre un sacco di situazioni, di succedono un sacco di cose, non si sta mai fermo il lago. Ed ecco qui la parrocchiale di Cernobbio. Vari palazzi, prendiamo un po' su, non è che, ecco, avete visto il cielo quanto è bello. Adesso ci sta venendo un po' di vento, qua benissimo il nostro lago, fantastico, avevo fatto un ingrandimento per far vedere il battello. Spero che sia venuto tutto al meglio, eh? Possibilmente, certo, cari amici, possibilmente.
cari amici, avete visto che bello, eh? Proprio una magnifica giornata qui a Cernobbio. Poi riusciremo magari a vedere altri panorami nuovi e ne valsa la pena. Ho fatto prima un altro video a Como in onore di youtuber Mauri e ho fatto vedere un urbex a Como sotto la villa Olmo di Como, e qua invece siamo nei pressi di Villa Erba, dove appunto c'è stata, ci sono stati questi stati generali dei laghi Como, Ceresio, Laghi Minori. Però penso più una conferenza appunto dedicata a questi laghi, e vanno portate avanti queste cose. Io, vedete, ho portato avanti il mio. Io ve lo mostro di nuovo, se magari non si è visto bene tanto prima, va a sapere prima se è venuto bene. Qua poi c'è tanta luce, io so che si vede meglio all'ombra. Vedete, cari amici, allora cerco di farvelo vedere all'ombra, però ecco, ho portato prima questo scritto, vedete meglio qua così, ho portato questo scritto assolutamente oggi. Oggi che è il 19 appunto di giugno del 2018. Benissimo, cari amici, se riusciamo a fare un po' di panorama, più di così. Cari amici, guardate che bei panorami, il lago di Como, come la parrocchia. E guardando il mappamondo osserviamo le faglie tettoniche dal Giappone, dalle Filippine, dall'Australia, legate su al Medio Oriente, all'Italia. L'Italia, ricordiamo, grande attività vulcanica, abbiamo i vulcani Etna, Stromboli, poi il sorvegliato speciale Vesuvio, che si teme un'eruzione vulcanica. Abbiamo una situazione di terremoti per la metà del mese di luglio 2018 in aumento in Italia e complessivamente nel mondo. Abbiamo i vulcani alle isole Canarie, Spagna, e nel Nord America abbiamo Yellowstone, la più grande caldera vulcanica al mondo. Abbiamo la faglia di Sant'Andrea con la California, sempre Stati Uniti, e più in là le isole Hawaii col vulcano in eruzione, e sempre sul versante dell'Oceano Pacifico Guatemala, Sud America, col vulcano di fuego in eruzione, un'attività sismica e vulcanica molto forte in questo periodo. E quindi il clima sulla Terra, il clima sulla Terra che non è solo dovuto all'azione umana, ma a fattori esterni, a flussi gravitazionali esterni al pianeta Terra, flussi gravitazionali derivanti dal suddetto pianeta Nibiru, chiamato pianeta Nibiru, anche Planet X ha diversi nomi, e questo pianeta ha un influsso gravitazionale che sconvolge l'attuale ordine sulla Terra, quindi aumento di alluvioni come aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, e occorre parlarne perché tante volte le cronache
hanno additato la cosa così, primavera, e poi adesso che si avvicina l'estate, oggi siamo al 19 giugno 2018, martedì, adesso che si avvicina l'estate prendono la cosa con più serietà. Io dico, è tutta una questione che se noi pensiamo che tutto non ci appartenga, non ci apparterrà nulla, invece ecco, se qualcosa ci appartiene, ci apparterrà sempre. Proprio oggi stesso c'è la conferenza praticamente degli stati generali del lago Lario, il lago di Como, il lago Ceresio, il lago di Lugano e dei laghi minori. E cari amici, gli stati generali del lago di Como, Ceresio e laghi minori al 19 di giugno 2018 a Cernobbio, provincia di Como. Ciao cari amici. Grazie. Eh sì, cari amici. Gli stati generali del lago di Como, Ceresio e laghi minori, 19 giugno 2018. Lago Ceresio, la parte italiana del lago di Lugano. Qui naturalmente a Villa Erba, città di Cernobbio. Cari amici, bel lago, bel lago. E ciao cari amici, a Gennaro Gelmini è stata una giornata entusiasmante, veramente.